Buongiorno! Oggi escursione sul Porrara, una bellissima montagna della nostra Maiella, con l'amico Alex. Stiamo partendo dalla Madonna dell'Altare. Peccato che è chiusa, può darsi sì. Anche che apre più tardi. Poi magari al rientro. Infatti, vediamo. Iniziamo la nostra escursione sul Monte Porrara a quota 2137, se ricordo bene, sì, giusto? Sì. Già cominciamo con una bella salita. Saliremo per un bel tratto sotto il bosco. Per uscirne, poi rientrarci e uscirne ancora poco prima della, diciamo, della affettata finale del posto sulla vetta. L'escursione di oggi prevede in realtà due cime, quella appunto di Monte Porrara e cima ogni quota di circa 100 metri più bassa, percorso di difficoltà tecnica media con una distanza tra andata e ritorno di circa 16 km e il dislivello positivo è di 1080 metri, tempo di percorrenza più o meno di 6-7 ore. Sono stato sul Porrara già un paio di volte, ma questa è la prima volta che salgo qui dalla Madonna dell'Altare. Per la cima del Porrara 2 ore e 20. Oggi è una giornata molto calda, non c'è una nuvola in cielo. Per fortuna almeno questo primo tratto lo stiamo facendo nel sottobosco. Una volta insieme a degli amici abbiamo fatto il giro completo, più o meno in questo tratto ci siamo persi. Stiamo riscontrando un po' la stessa difficoltà, nonostante i sentieri sono abbastanza segnati, comunque bisogna stare davvero molto molto attenti. Il Porrara è una montagna dell'Appennino abruzzese, posta tra la bassa provincia dell'Aquila e la provincia di Chieti. Naturale proseguimento geomorfologico a sud della Maiella. La sua cresta si sviluppa per 9 km, con andamento nord-sud dal Guado di Coccia, 1674 metri, il valico che lo unisce al massiccio della Maiella, fino ai pressi del valico della Forchetta, 1276 metri, da cui si apre l'altopiano di Quarto Santa Chiara. Ragazzi, abbiamo fatto circa un'oretta di cammino, manca un'altra ora e mezza alla cima del Porrara. Il sentiero si è allargato un po', per fortuna, così andiamo belli tranquilli. Un bel panorama, ma sicuramente dobbiamo rientrare anche in quell'altro bosco. Ed eccoci nuovamente immersi nel sottobosco. Abbiamo coperto ormai un dislivello di 425 metri,
circa la metà, sì. Oltre metà dislivello, praticamente all'ombra. Siamo praticamente usciti dal bosco ed ora sarà praticamente tutta così. Porrara 40 minuti, Guado di Coccia 2:20, Monte Amaro 7:20. Siamo usciti dal bosco, come vedete adesso stiamo entrando in una zona veramente molto 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 bella. C'è il lago di Casoli, vediamo se riesco a zoomarlo. Eccolo qui. Qui sotto abbiamo, penso, balena, lama. Allarghiamo un po' la panoramica. Continua la salita, praticamente già lì si vede la croce. Vediamo, provo a zoomare. E lì su. Hai visto come si è aperta la vista sull'altro versante? Incredibile. Qui abbiamo la vista su tutti e due i versanti. Ecco che Alex sta tirando fuori la sua pozione magica. Non è montagna senza caffè. Ciao. Buongiorno. Signori, guardate che spettacolo. E davanti a noi due escursionisti che ci hanno appena superato. Ci rimane l'ultimo strappo. Guardate, lì su abbiamo la nostra meta. Eccoci qui, alla cima del Monte Porrara. Quella lì sotto è Campo di Giove. Bene, adesso proseguiamo per un po', raggiungeremo cima ogni quota, che è un centinaio di metri più bassa, e poi torneremo indietro.
Amministrativamente, i due versanti del monte sono compresi nel territorio dei comuni di Palena, versante orientale, e di Campo di Giove, versante occidentale, con la sua vetta che ricade di pochi metri all'interno del territorio comunale di quest'ultimo, entrambi facenti parte del Parco Nazionale della Maiella. Ma ogni quota. Vai Alex! Cima ogni quota è vicina! Guardate ragazzi, guardate lì! Il Monte Porrara è questo! Favoloso! Questa è cima ogni quota! Ecco la seconda cima della giornata! Cima ogni quota a 2100 metri! Ripresa a 360 gradi. Adesso dobbiamo tornare lì sul Porrara e poi riscendere giù. Gran bella escursione, ragazzi. Un paesaggio fantastico. Appetito! Davvero una montagna bellissima. Ecco qui, guardate. Questo è il migliore degli esempi, guardate dove ci troviamo. Qui abbiamo il versante di Sulmona, abbiamo praticamente Campo Imperatore, il Corno Grande, il Morrone, e da quest'altro versante praticamente abbiamo la vista su tutto il Molise, Abruzzo e Molise. Il tutto diviso da questa splendida cresta, quello è il Porrara, dove stiamo tornando per poi ridiscendere dall'altro lato, prendere l'auto e andarci a fare una birra. Beh, qua dobbiamo stare attenti ora, eh. Monte Porrara è un percorso escursionistico davvero eccezionale, un panorama incredibile, uno dei miei preferiti.